Saluti Marmaia, ben ritrovati sul canale, sono Ben, oggi siamo in un nuovo gameplay, si tratta di un gioco flat questa volta, un horror, come piacciono a me, il gioco si chiama 7 settembre. Diciamo che è una di quelle perle nascoste che non conoscevo, l'ho trovato per caso, ho visto qualche gameplay, ho visto che costava 5 euro e qualcosa, ho detto beh, perché no, proviamolo. E quindi, ecco a voi il gameplay di September 7th. Ci sono tutte le lingue possibili e immaginabili tranne l'italiano, come al solito. Per adesso ho impostato tutto al massimo delle possibilità di questo gioco. Avviamo una nuova partita. L'elfo dice: devi continuare il mio gioco. Questa stella posso prenderla? Sì. Che cazzo. Poche ore prima. Ok, sta per piovere, devo andare a casa. Dima, 7 di sera. Oh, graficamente non è male, eh. Sembra fatto bene. Oh, guardate, l'erba non è un elemento in 2D. L'erba è fatta bene. Oh, fisica. Cioè, ah, bellissimo. Guarda come rimbalza. Guarda come continua a camminare per inerzia. Beh, oh, ottimo lavoro con la fisica. Queste scimmiette sono un po' inquietanti. Tab, controlla gli obiettivi. Anya ha detto che ha lasciato una sorpresa per me vicino alla porta. Qui, vicino a queste porte, non c'è nulla. Saliamo ancora su. È qualcuno che russa o c'è una tigre da qualche parte? Questa è probabilmente la sorpresa. Anya e Dima. Oh, che bei disegni. Ho preso i disegni. Entriamo a casa. Papà, spegnere l'elettricità? Cos'è? Non ho letto. Accendi le luci nell'intero appartamento. Non vedo un cazzo, anche perché c'ho questa luce sparata in faccia. Ok. Ah. Questo è il citofono. Oh. Ma chi cazzo è che ha spento la... Controlla il regalo. Che cazzo di regalo è? Che brutta bambola, ma dove l'avrà presa? Me lo stavo chiedendo. Domani settembre 7 ci muoviamo. Dima deve andare a scuola. La macchina di zia Vidia si è rotta prima di andarcene. Abbiamo già perso abbastanza tempo. Adesso abbiamo bisogno di pensare a chi poter chiedere aiuto. Spero che in pochi giorni troverai qualcuno con cui poter prendere le nostre cose dal vecchio appartamento. Prenderemo le cose necessarie con noi per adesso. Chiamami non appena leggi questo. Papà ha deciso velocemente di trasportare tutto. I miei genitori hanno preso le cose che avevano. Non faccio in tempo a leggere. Va nella tua stanza. È questa la mia stanza? Non sembra la mia stanza. Questa musica? Da dove viene? Però è fatto bene, guarda l'effetto del vetro che si vede attraverso. Veramente fatto bene. Mi ero disabituato a giocare al PC, quindi queste cose si fanno tranquillamente su PC. Con Unreal, con Unity, questo sicuramente sarà Unreal. Ok, ho fatto lo zaino, bla bla bla. Non ho fatto in tempo a leggere anche in questo caso. Pa, 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 pa. Che cazzo? Hey. Warning. Internet non sta funzionando di nuovo bene. Questo è il disegno di prima. Dima, sono così felice che tu e io studiamo nella stessa scuola e viviamo accanto. Abbiamo passato una bella estate. Chiamami alle 10 di sera. Papà non sarà a casa per quell'ora e potrò parlare. Mamma solitamente lascia delle note sul frigorifero. Devo controllare. Non faccio in tempo a leggere. Vabbè, immagino che devo andare. Non si fanno queste cose, ragazzi. Come cazzo hai fatto a uscire dalla scatola, tu? Ragazzi, questo gioco è brutto, eh. Cioè, brutto nel senso... Si è girata.
Cioè, ragazzi, avete presente che io già non gli avrei dato fuoco? Gli avrei dato fuoco e l'avrei catapultata fuori dalla finestra, questa cazzo di bambola. Ma scherziamo. La cucina, frigorifero, leggiamo le note. Io e papà siamo molto preoccupati per te, ma capisci che questo si tratta soltanto di una nuova scuola. Molte persone ci passano. Papà vuole che ci aiuti con il trasloco. Possiamo parlare domani quando torno da lavoro? Mamma, se arrivo a domani, sì, possiamo parlare. Allora, cos'è da fare da papà? Sistema il divano, lava i piatti, lava la stanza grande, lava la cucina e porta fuori l'immondizia. Ok, ora vado qui e non c'è più la bambola, giusto? Ma sì, rimaniamo in una casa dove c'è una bambola demoniaca che corre libera. Eccola lì! Ragazzi, ma che cazzo sta succedendo qui? Devo andare nel buio? Devo andare nel... Sì, vabbè, ma che... Minchia, ma tutte ste bambole brutte. E laviamo sti cazzo di piatti. Итак, я здесь на несколько ночей записываю рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогеры. Sapevo che non c'era più l'abba. Comunque belle le crepe sui muri. Questa casa sta cadendo a pezzi. Allora, prossimo, clean the living room. Ragazzi, poi i suoni ti perforano i timpani. No, no. E adesso giustamente io ci devo andare, giusto? Perché nella vita reale uno vede una cosa del genere e dice: oh guarda, andiamo a vedere chi c'è sotto il lenzuolo, visto che fino a 10 secondi fa ero da solo in casa e non c'era nessuno. E visto che da quando sono rientrato in casa c'è una bambola demoniaca bruttissima che va correndo dappertutto e ride in maniera satanica. Ok, è solo un gioco. Cioè, di tutto quello che sta succedendo, bambole, lenzuola che si afflosciano da sole, risate demoniache e quant'altro, e lui si chiede: ma cosa c'è che non va con l'interruttore? Ho intravisto qualcosa? No. Oddio, sì, ho intravisto qualcosa. Ragazzi, mi sta ricordando molto PT. Non so se qualcuno di voi è arrivato a giocare la demo di PT. Sì, la porta si apre, ma... Ok, qui finisce. Andiamo all'interruttore. Oh! Santa Madonna. Ragazzi, accendiamo questo interruttore. Accendiamo. Ho paura, non mi voglio girare. Ok, obiettivo. Quindi, con tutto quello che sta succedendo, pulisci il salotto. Va bene, puliamo il salotto. E qual è il salotto? Sarà questo il salotto? Immagino. Prendi la scopa. Pulisci la cucina e intanto si sentono dei passi provenire dalla cucina. Va bene. Ragazzi, quella cosa di prima mi ha proprio fatto cagare addosso. Vai di ramazza. Non rimane che portare fuori l'immondizia. Ma io sento camminare. Oh, e adesso mi dovrei girare, giusto? Che poi è proprio il classico fantasma col lenzuolo. Oh, è tornata la... bambola. Ma sì, cazzo, ma finalmente l'hai capito che la devi buttare.
ancora ci perde tempo, se la tiene ancora in casa. Vado a buttare l'immondizia e torno. Vaffanculo, maledetta palla. Dove sono i contenitori? Eccoli lì. Altro achievement. Bye bye. Ecco qui. Quantomeno ci siamo liberati da quella cazzo di ma qui le bambole si muovono. Ma non erano sedute nell'altra panchina questi due? Ma perché? Perché? Ma vai a casa. No, no, io vado a casa. Non posso salire, non posso salire. Non posso salire. Io voglio andare a casa, io non voglio sapere chi c'è in una porta aperta dove è entrato uno che andava a carponi. Ok ragazzi, facciamo così. Io per adesso questo gameplay lo interrompo qui. Vi prego, fatemi sapere nei commenti che non volete vedere altri gameplay di questo gioco, ok? Si è fatta una certa o un impegno e devo proprio andare. Questo era 7 settembre. Tralasciando la storia che vabbè è fatta apposta per farvi andare avanti nei vari jumpscare che vi si presentano davanti, tecnicamente sembra davvero un gioco ben fatto, poche interazioni, pochi tasti, non c'è molto da fare. Io lo sto giocando con una luce sparata in faccia, ma ovviamente andrebbe giocato al buio. Facciamo così, il prossimo gameplay, se lo volete, vedo di giocarlo senza la luce, anche se la videocamera si vede un po' male, però vabbè. Grazie per la visione completa, like, iscrizione e campanella, da bene è tutto, ci vediamo alla prossima e ci vediamo in game. All'ultima ormai.